Con noi c'è Lelio De Santis, segretario comunale dell'Italia dei Valori. Questo partito ha scelto di correre alle elezioni da solo, senza il centro-sinistra, quindi senza il sostegno a Massimo Cialente e senza altri tipi di alleanze. Perché questa scelta? Ma a me è sembrata una scelta naturale dopo 5 anni di amministrazione comunale guidata da Cialente, un'amministrazione comunale che è andata alla fine in questi giorni con alcune luci e molte ombre. Noi riteniamo che ci voglia maggiore incisività, maggiore collegialità, affrontare con maggiore determinazione i problemi della collettività, anteponendo il bene generale agli interessi particolari, e quindi non abbiamo condiviso tante scelte che abbiamo ritenuto sbagliate, un tipo di politica sul territorio non adeguata che ha consentito attraverso varianti al piano regolatore magari l'interesse di coltivare l'interesse singolo di qualche imprenditore a danno di una pianificazione corretta, quindi questa città continuando così verrà sempre di più maltrattata. E noi ci opponiamo a questa impostazione. Non è un discorso contro qualcuno, né contro l'attuale amministrazione, né contro altri. È un discorso propositivo, progettuale, diverso. Noi vogliamo proporre, abbiamo questa ambizione, di proporre un'alternativa progettuale, politica, programmatica a questo sistema, politico attuale imperniato su due grandi contenitori, quello di centro moderato, rappresentato dai Matteis, e quello imperniato ecco, diciamo, intorno al Sì. PD con Cialente, due sistemi di potere, diciamo così, due blocchi di potere che per certi aspetti io ritengo siano uguali, che non possono far bene, secondo me, per la città. La città ha bisogno di una scossa, di una proposta credibile, di un candidato sindaco che sia una persona per bene, che sia competente, che sia capace, che sia voglioso di fare, che sia animato alla volontà di mettere davanti ad ogni cosa l'interesse della città. Questo è il Diceva senso. Angelo Ma Mancini, competenza e trasparenza, le due direttrici. questo è fuori di dubbio. Queste, secondo me, sono le condizioni, le precondizioni della politica e dell'attività amministrativa. Uno bisogna, un amministratore, chi si candida comunque a guidare questo comune, ma anche chi si candida a fare il semplice consigliere comunale, deve avere chiaramente la competenza, la capacità, che poi è la voglia di fare bene, di mettersi al servizio della città, e la trasparenza, l'onestà, la serietà. Queste sono le condizioni essenziali, voglio dire, non basilari. E io penso che Angelo Mangini ha Le in abbia. sé, possa, certamente ha queste due condizioni, oltre a una lunga esperienza anche amministrativo, oltre che Certo. dirigente scolastico, insomma, che fanno di Angelo Mancini, insomma, un candidato rispettabile, capace. Cioè, voglio dire, si può affidare Angelo Mancini la guida di questa città. Un'osservazione che poi si è trasformata anche in critica da parte dello stesso Cialente è stata: l'IdV è stata in giunta con noi fino all'altro ieri. Ma questa è la sua versione che io, ripeto, la lascio alla sua argomentare, al suo modo di argomentare. L'Italia Valore è stata responsabilmente dentro la giunta comunale e dentro il consiglio comunale votando a favore di provvedimenti utili alla città e votando contro i provvedimenti che ritenevamo sbagliati, dannosi per lo sviluppo della città. Il sindaco ha scelto l'assessore in quota IdV, il sindaco, in presenza di una nostra impostazione autonoma, libera, poteva tranquillamente revocare la delega a questo assessore. Se non l'ha fatta, evidentemente ha avuto le sue buone ragioni. Noi assolutamente non gliel'abbiamo impedito. Quindi non possiamo assolutamente essere condizionati da questo nostro senso di responsabilità che ci ha portato per 5 anni ad aiutare le cose positive e a criticare quelle che ritenevamo negative. Di sicuro il sindaco sa che, tra le altre nostre osservazioni fatte alla sua conduzione, c'era anche quella ecco, che vedeva in lui un uomo solo al comando. Noi abbiamo preteso e pretenderemo da tutti sempre collegialità, trasparenza, partecipazione, coinvolgimento reale alle scelte, perché le scelte che questa città si trova davanti e gli amministratori debbono compiere sono impegnative, e
e non riguardano un partito o un pezzo di città, riguardano il futuro e la prospettiva di questa città, il futuro dei giovani, il futuro dei nostri figli. Queste decisioni debbono essere prese insieme alla luce del sole in modo molto corretto e trasparente. Ultima domanda, per molti analisti ci sarà un ballottaggio. Qual è la vostra posizione? Puntate a essere determinanti? Noi puntiamo a fare la nostra parte, a far capire all'elettorato aquilano che c'è una possibilità, c'è un'alternativa possibile, credibile rispetto a questi, come li ho chiamati, a questi due blocchi di potere, a queste due armate Bragaleone che si pongono come obiettivo solo quello di governare, di amministrare, di comandare. No, noi dobbiamo fare uno sforzo per dare un governo migliore, più capace, più trasparente, più corretto, più incisivo a questa città. Certamente con la frammentazione delle liste si andrà al ballottaggio. Il problema si vedrà in che termini si porrà. Noi certamente non ci poniamo oggi la questione di che cosa fare. Anzi, noi pensiamo che il problema se lo debbano porre gli altri, tutti gli altri insieme a noi, e poi vedremo se il risultato sarà come noi ci auguriamo. Ci potrebbero essere delle grandi sorprese. Grazie. Grazie a voi.